interesse perché? Perché sì, è un titolo un po' forte, però perverto, cioè è un latinismo poi, no? Alla fine, quindi è una inversione di tendenza. Quindi in questa inversione di tendenza sono state toccate tutte le. Io ho fatto un lavoro di ricerca su queste parafilie, queste ossessioni, quindi mi sono messa su internet, ho scaricato tutto un sito scientifico dove venivano nominate tutte quante e sono entrata nelle vite di queste persone attraverso le testimonianze di queste persone. Che hanno lasciato come scritto. Poi, dopodiché, tutto quanto si è elaborata in una mia creazione che ha preso tutte le strade che aveva voglia di prendere. Perché questo? Perché, mi ha incuriosito la tematica, cioè il mio editore mi dice sempre: tu bisogna che quando si scrivono un libro di racconti avere una tematica comune. Questa era una tematica che mi permetteva di analizzare delle situazioni che andavano oltre le soglie. Cosa c'è oltre le soglie? Perché, con un tema ok, scabroso, però va un po' rischiato. Nel senso, bisogna anche andare a cercare di superare determinate cose, di parlare anche determinate cose. E la letteratura, con la sua caratteristica di universalità, ti permette di parlarne in una maniera più efficace, cioè la sintesi benissimo, però la letteratura, ecco, ti fa entrare nel pieno delle cose, anche se lo fai con una modalità che spesso in queste storie ha la valenza del grottesco piuttosto che del surreale. D'altra parte, questo mi permetteva di far salire, perché la cosa difficile era di mantenere una qualità di lavoro, di non scadere in situazioni che potevano essere sgradevoli o sgarbate per qualcuno. E allora, prendendo questa strada del grottesco e del surreale, ho potuto invece entrare anche nei particolari più scabrosi senza essere, senza to in, diciamo, infierire troppo sulla sensibilità di nessuno, anzi accompagnandolo un po' attraverso queste 25 vite. 25 vite di realtà che esistono, perché sono effettivamente documentate scientificamente, però anche se questo l'intento mio è un intento letterario. Seguo un pochino il presidente delle cose che ha citato. Lui ha citato delle tre racconti in particolare, uno è Intrecci, con Intrecci sono voluta entrare nel mondo degli scambisti, degli scambi di coppia, quindi io mi sono documentata come avvengono queste cose nella realtà, ossia c'è uno scambio di foto delle coppie, vengono messe su delle particolari piattaforme e lì vengono fatte le scelte, cioè c'è proprio una documentazione precisa di che cosa si vuole e cosa si sta cercando. Poi avvengono gli incontri in particolari luoghi con particolari rituali. Le mie storie, poi parliamo anche delle altre che ha citato, le mie storie non hanno un lieto fine, perché molto spesso queste storie hanno un riscontro anche nella cronaca, che spesso è anche cronaca nera, perché noi sì, oggi come oggi ci spingiamo molto oltre le soglie, però questo spingerci poi non ci fa più tornare, non sempre riusciamo a tornare a casa rispetto alle scelte che abbiamo fatto e questi personaggi non sempre riescono a tornare. Si rompe qualcosa quando noi tiriamo, andiamo oltre un certo confine, non ci porta, siamo in un indifferenziato che non ci permette più di ritrovare il bandolo della matassa, spesso e volentieri. E io sono arrivata fino a queste estreme conseguenze di questi personaggi che non ritornano alla loro origine, a se stessi, si perdono definitivamente e trascinano questo loro perdersi anche le persone che hanno accanto. L'altro racconto che citava Roberto è quello del sarto e di Biancaneve, perché c'è una particolare perversione che è quella in cui le persone si eccitano toccando i tessuti. E allora ho immaginato, niente di meglio che un sarto, naturalmente, perché appunto lui, tutto il suo tatto, il suo toccare poi andava addosso alle donne. Allora ho immaginato queste infinite dita che lui lasciava ogni volta che creava questi vestiti per le sue clienti e poi via via fino a una in particolare in cui il suo vestito per mantenerla perfetta anche quando non ci sarebbe stata più era la pelle, eh? Quindi Biancaneve è questa creatura di cui lui si innamora e che manterrà viva in eterno in una teca.
quindi un po' macabro, ma consigliabile. L'altra, che appunto la sposa infrangibile che citava Roberto, è chi è la sposa infrangibile? Un atto di perversione è quella di persone che non riescono più a innamorarsi di persone in carne ed ossa. E a questo viene essere, quindi c'è un personaggio che si innamora di un manichino, come molti, come c'è chi si innamora delle statue. Ci sono queste forme che hanno una particolare differenza, perché la statua è immobile e quindi queste persone vanno in pellegrinaggio, c'è uno in particolare che racconta questa diversità, e viceversa invece il manichino, la donna in policarbonato, lui la rapisce. Quindi il punto, magari vi leggo qualcosa, ma il punto poi di congiunzione di tutti questi meccanismi è la solitudine. Cioè, se uno vuole analizzare le storie di queste persone, trova questo minimo comune denominatore, e non solo, c'è anche un elemento che è quello della genesi di queste forme, cioè perché le persone vanno poi a spingersi in queste in questi oltre. E c'è una genesi che ha dei punti psicologici comuni, cioè nell'indagine di questi personaggi è venuta fuori che ci sono dei momenti in cui qualcosa si rompe nel percorso di anelli, che è la costruzione della psiche dell'individuo. Certi anelli diventano mancanti e lì c'è una perdita di contatto con l'altro in maniera positiva, in maniera completa, in maniera costruttiva, produttiva, innamorabile, diciamo così. E a questo riguardo, quindi, vi leggo il sarto è Biancaneve, si è aperto. Se è aperto, leggiamo una pagina, vediamo un pochino, si è chiuso, allora, vediamo quest'altro, la sposa infrangibile, dai. Un'altra pausa pranzo, ma il tempo era tornato finalmente mite e il signor Quaz poteva consumare il suo pasto su una panchina in strada, senza quella sensazione di straziante inadeguatezza che lo coglieva ogni volta che si aggirava fra i tavoli della mensa, costretto fra le mani il vassoio delle pietanze, cercando un posto che non gli toccava mai tra i corpi chiusi dei colleghi. I tavoli dei soli, era il tavolo dei soli, era libero, lo attendeva, ma per arrivarci doveva essere percorsa tutta la sala mensa, vetrina implacabile e condanna. Ora poteva stare fuori, era bel tempo, sedersi lungo il cortile della fabbrica sulla panchina da cui la strada scorreva a pochi passi. Era mezzogiorno, un mezzogiorno pieno di luce, quello in cui dall'altro lato della carreggiata stava aprendo un elegante negozio di vestiti. Quasi assistette, pranzo dopo pranzo, alla ripulitura dell'ambiente, alla trasformazione degli interni. Passò poi il tempo, una nuova pausa pranzo e l'ennesimo panino, confettata e bibita dalla sua consueta panchina, non mancò di vedere tutta la merce che dalle scatole usciva. Quindi si avvicinò e si vide rispecchiare nella vetrina la sua bassa statura, la barba incolta e pochi capelli rimasti ai lati delle orecchie, il panino sulla destra. Una vetrinista con vari piercing sul corpo stava vestendo un capo elegante e festoso, uno dei numerosi manichini quasi persone che aveva visto i giorni scorsi. Il manichino femmina aveva il volto di tre quarti, perfetto. La vetrinista la strapazzava per mettere l'abito e con tutto quello scuotere le spostò la testa. I suoi occhi andarono a fissare Quaz e rimasero, nonostante il movimento a cui era sottoposto, oltre i suoi. L'uomo si voltò su se stesso. Come era possibile con così bel volto si rivolgesse proprio verso di lui? Eppure c'era solo lui su quel marciapiede. La vetrinista alla fine posizionò il manichino donna stupendamente vestita proprio davanti a Quaz. Quello sguardo, anche ora che era resa splendida, non era cambiato, pareva lo chiamasse proprio lui, insistente, gli entrava dentro, malinconico sguardo delle persone sole. Lui lo conosceva bene, in chi è solo vive un'ombra fissa che attraverso gli occhi, un velo di nebbia anonima. La sua nessuno l'aveva raccolta, ma a lui, quella del manichino donna, non era sfuggita. Quaz restò a testa bassa, gettò il panino nella spazzatura, la sirena gli rientrava di rientrare già suonava e la fame con tutte quelle emozioni era sparita.
Tornato a casa, attaccò le chiavi al gancio distrattamente, ma come poteva rimanere insensibile? Non sarebbe caduto nel nulla il dolore di quello sguardo. Lui l'aveva colto, lui l'avrebbe portato con sé. Qualcosa sarebbe accaduto.